Buonasera, benvenuti. L'ultimo appuntamento dell'anno prima delle feste natalizie ed è l'ultima puntata dell'anno, quindi una super puntata come sempre, come se Babbo Natale fosse donna sarebbe sicuramente come la nostra Alessia Collini, più o meno. Ciao Alessia. Ciao Giovanni, buonasera a tutti. Sto scherzando ovviamente, peccato perché non ci siamo organizzati per il solito cappello di Babbo Natale. Ce ne siamo scordati, stranamente. Però non ci ho fatto i conti, il lunedì prossimo è il 24. È il 24, quindi ovviamente salteremo al anno nuovo. I regali tutti a posto? Tutto già fatto. Tutto già pronto. Ti giochi d'anticipo? Un pallone l'ha regalato a qualcuno? No, questo mi è mancato. No, non ho questa idea. Peccato. Però avete inquadrato, abbiamo inquadrato tutti i nostri ospiti. Anzi, ne mancano altri tre che sono bloccati nella Siena Firenze, ma stanno arrivando perché oggi avete visto i nostri ospiti. Parleremo dello Staggia, una grandissima società dal passato illustre, ma che sta vivendo ora un presente davvero ottimo nel campionato di seconda categoria, nel girone I. E vado subito a presentarvi i nostri ospiti, partendo da Riccardo Testella. Ciao Riccardo, benvenuto. Ciao, buonasera. Benvenuto. Uno Staggia che sta vivendo un bel presente, no? Lo Staggia che l'ha già vissuto, ha un grande passato, però oggi non male, no? No, vi divertite. È una bella annata, diciamo, e io ho detto, io a Staggia avevo già fatto dei campionati di promozione e l'ambiente è sempre il solito, sì. Col presidente che ci mette l'anima, insomma, è conosciuto il presidentissimo Asprini, e salutiamo ovviamente. E quindi, insomma, per ora va tutta la grande, quindi continuiamo. Su del presidente poi dopo me ne raccontate, certo, qualcosa, certo. Che narra le ditte ai lavori, che a qualvolta viene nei spogliatoi. Sì, no, senso, ci aiuta sotto tutti i punti di vista, insomma, ci aiuta. È un motivatore, è un vero. Motivatore, sì, è verace, insomma. Lo immagino, e ne parleremo ovviamente. Vado a salutare anche Simone Conti. Ciao Simone, benvenuto. Buonasera a tutti. Ci risentiamo, oggi ci vediamo perché sei stato nostro ospite telefonico durante la diretta di domenica Sportsera, dopo una grandissima tua prestazione, sei tornato oggi a parlare di questa annata, come dicevamo Riccardo, ottima finora, siamo quasi a metà campionato, quindi insomma le indicazioni sono abbastanza veritiere. Sì, sicuramente per ora ci sta girando tutto abbastanza bene, come dico sempre, ancora il campionato è lungo, le partite sono tante, per cui bisogna stare calmi, rimanere umili e testa bassa e pedalare, come si dice. Sì, questa è una verità unica, è vera sempre, soprattutto nei campionati dilettantistici, no? Penso sia sempre vero, ma nei dilettanti ancora, certo, di più. Certo, ci sono mille variabili, spesso anche non determinate da noi, per cui sì. Bisogna veramente stare attenti al dettaglio, come si dice. Sì, sicuramente, è verissimo. Vado a presentarvi anche Gianmarco Signorini. Ciao Gianmarco, ciao. Benvenuto. Ciao. Veterano, direi, quinto anno, sì. Quinto anno Staggia, ormai è amore conclamato. Amore eterno, sì. È amore conclamato. Tra l'altro lo Staggia è un passato illustre, un presente prossimo che è stato però a volte un po' burrascoso, no? Un po' sempre qualche confusione in estate, però sì, c'è sì, sempre sì. Quell'area di calcio in quello stadio stupendo che riesce alla fine a far tornare sempre i conti, è vero? Sì, è bellissimo, sì. È tornato anche lui. A parte gli ultimi anni, diciamo, difficoltosi e... la società è riuscita a mettere insieme un buon gruppo e per ora ci divertiamo tanto e i risultati per ora sono dalla nostra, quindi avanti tutta così. Negli ultimi 5 anni hai vissuto dei picchi, dei bassi, sì, insomma, sì, hai vissuto sì. Di tutti i colori, sì, sì, eh? Sì. Diciamo sì, gli ultimi 2 anni molto meglio, molto meglio, sì. Già l'anno scorso con Regoli abbiamo fatto un buon campionato, però i precedenti 3... una retrocessione dalla prima categoria alla seconda e una finale di play-out fortunatamente vinta all'ultimo secondo, quindi sì. Siete andati a crescere sì. E quindi ora va mantenuta ovviamente quest'onda. Va a salutare anche Giovanni Nencioni, buonasera. Buonasera. Benvenuto, un'annata che sta andando alla grande e il problema difficile, come si dice sempre, è confermarsi. Dov'è che dovete tenere duro? Ma sicuramente la strada sembra quella giusta, poi come,
come in tutte le cose, il gruppo a mio parere è 50%, è 50%, e quindi fino a che tiene il gruppo, diciamo, la squadra sembra procedere bene. Continuiamo così e che dire, speriamo bene, lavorare duro. Hai parlato appunto del gruppo, è una cosa penso molto importante, perché c'è tanta gente comunque che vi segue, che io sono in comunicazione con molti di voi, anche diversi, a volte faccio confusione perché non capisco con chi parlo a volte, però vuol dire che c'è un seguito, e anche la presentazione della squadra, ero stato invitato, mi ricordo, insomma è un buon seguito anche per una società che non ha solo voi ma anche dei giovanili, se non sbaglio, no? Certo. Abbiamo anche la squadra juniores e il seguito sì, è diciamo quello che ci dà anche la spinta, no? La domenica per andare in campo e cercare di dare il meglio, di fare bene, quindi ringraziamo anche i sostenitori che tutte le domeniche sono con noi a soffrire durante i 90 minuti. E poi anche un campo che è veramente, no Riccardo, un fiore all'occhiello, un campo stupendo, enorme, ma anche il contorno. Sì, no, tutto senso, la società in questo è perfetta, ormai già da anni, come dicevi te, hanno toccato dei livelli alti loro, insomma, anche con delle giornalini importanti negli anni 80, accidenti, 90, insomma. Certo. E quindi anche quello vuol dire tanto, insomma, giocare in uno stadio quasi professionisti, insomma, aiuta tanto. Sì. Che poi anche il contorno dello stadio, una palestra, so che avete. Sì, sì, c'è la palestra, c'è la cucina anche per far gruppo, come te sai, insomma. E quindi, che in cucina, visto, si trova sempre gli equilibri giusti. Ma cucinate voi o c'è qualcuno che ci pensa? No, c'è qualcuno, meno male. C'è qualcuno ci pensa, anche se ci si difende, sì. Come questi giovani, insomma, vedi. Sono di parole. Simone, anche questo di giovani diceva, siete amalgamati anche bene, no? Te sei uno tra i veterani, il professore. Sì, diciamo, sono nel mezzo, dai, non tanto giovane, ma nemmeno tanto vecchio. Ma chi vecchio è più vecchio? Chi c'è? Nistico? Mandorlini. Mandorlini, già. Quello arriva. Senza dire l'età, Mandorlini, poi Pischedda, Nistico. Ah, Pischedda, già, Nistico. Però anch'io e poi arriva Riccardino. Ormai inizia a essere vecchio, insomma. Insomma, siete un bel mix però tra giovani e vecchi, penso sia un'amalgama davvero, davvero buona. Alessia, per i nostri ospiti, tutti i calciatori, ora poi avremo anche un dirigente dopo, insomma. Io voglio iniziare subito con Riccardo, se parlavo, cosa mi potete migliorare? Senti, da migliorare... La difesa no? C'è da migliorare. 5 gol? Sì, c'è da migliorare anche quella, sì, in qualche movimento. Però senti, per ora da migliorare c'è tutto, perché specialmente per i giovani, quindi cercare di dargli l'esempio tutte le domeniche. Io sono un tipo, insomma, un po' animato, insomma, abbastanza verace, come ti dicevo prima, quindi cerco di dargli l'esempio, però c'è da migliorare sotto il punto di vista dell'impegno, anche agli allenamenti e poi, insomma, seguire il mister. Il mister com'è? Ti trovi bene? Sì, alla grande, anche perché è abbastanza giovanile anche nei metodi di allenamento, quindi riesce a tirar fuori tutte... Insomma, essendo giocatore da poco tempo. Giocatore, quindi insomma sa bene che tasti premere anche sui giovani, perché tanto un campionato si vince in 18-19, quindi insomma per ora bene. Quindi. Qualche difetto? Qualche difetto, il mister? Mister è il numero uno. Qualche difetto è che deve, ne so, puntare più sui giovani, secondo me, perché ci sono dei giovani importanti e quindi, anche se vecchi, però tuteliamoli. Quello è stato magari un vantaggio o svantaggio, no Simone, anche se sono state eliminate le quote, no? In seconda categoria, quindi magari quello vantaggio forse per molte squadre che non hanno settore giovanile, forse per lo stadio è un peggio perché gli juniores ci sono. Quindi. No, parlando appunto con i cosiddetti vecchi, si è ritrovata un po' di qualità anche, perché magari buttare i giovani così da una categoria come gli allievi direttamente in categoria, magari con i grandi, soffrono da un punto di vista fisico, da un punto di vista anche così di esperienza, perché tante partite si giocano appunto sulla motivazione, sulla concentrazione, quindi non sono sicuramente pronti per affrontare questo tipo di campionato.
Fatto sta che loro hanno comunque la possibilità dall'altra parte di imparare molto, quindi anche il fatto che non ci siano le vuote ma che comunque ci siano ragazzi giovani in squadra è veramente importante. Perché poi, come si dice, insomma, se uno è bravo gioca ugualmente, esatto. Senza vincoli. Le qualità alla fine rimangono. Sì, penso sia importante. E Gianmarco, insomma, di quote lì da stagio ne ha viste passate tante, eri anche te quota. Quindi. Sì, ma penso tuttora, ora perché hanno tolto le quote, però sicuramente rientravo tra le vuote. E sì, giovani a stagio ci sono sempre stati tanti e non capisco da parte, cioè, questa cosa di togliere le quote, perché secondo me è una cosa che aiutava molto i giovani, però questa è una domanda da 100 milioni di dollari, perché magari aiutava i giovani, quelli bravi, magari se ne approfittava un po' perché giocava sempre. Certo, quello sì, è un discorso giusto. Quindi è sempre stata magari un'arma a doppio taglio, però chissà, solo dopo si vedrà, insomma, il futuro, cosa ci riserverà, insomma, se è giusto o no. Alessia. Io vorrei parlare con Gianmarco. Sì? Come ti trovi con i suoi compagni di reparto? No, intanto... Come compagno di parto bene, ma in generale proprio con la squadra siamo veramente un bel gruppo e c'è da dire veramente poco. Come ha detto Giovanni prima, i risultati, il 50% dei risultati è il gruppo, senza dubbio, e soprattutto anche non solo con i giovani, ma anche, se li posso chiamare, i vecchi qui accanto a me. È vero, diciamolo. Cioè, ma c'è un personaggio che tanto c'è in tutte le squadre, il personaggio... personaggio più strullo, tra virgolette. No, di strulli ce ne sono tanti, però Riccardo è, secondo me, è il top in questo. È veramente il personaggio. Poi però di personaggi chiave mi viene in mente Pierre, ormai è 5 anni giovane insieme a Milat. È un personaggio anche, sembra tutto un po' proprio personaggio, e proprio nel suo stile di vita, anche quando ci racconta un po' di sue ma è vero, avventure, poi anche in campo. Ne sento dire tante, ma è vero, ha giocato la Coppa d'Africa, ha giocato la Coppa d'Africa, e se non sbaglio alla foto dove marca, mi sembra, Drogba, non vorrei sbagliare. No, questa questa andrebbe avuta, ragazzi, trovatela. Sì, infatti sì. Ci insegna molto, sì. È anche un personaggio. No, secondo me è un saggio, cioè non è un personaggio. È un personaggio molto positivo e è un saggio, ti dà quelle dritte giuste e quelle pacche sulle spalle quando il giovane ne ha bisogno. Pierre c'è sempre, anche se è molto silente come personaggio, però quando meno te l'aspetti, anche tu all'allenamento magari hai giocato male in partitella, ti arriva sempre da dietro e ti dà quella pacca e quel consiglio questo è molto importante. Fa vedere anche il giocatore. Simone, senti, i giocatori, insomma, di questo livello ne hai conosciuti tanti. Milat che posizione occupa? Perché vedendolo è davvero un top player per queste categorie, ovviamente. No, certamente. Io appunto ho avuto la fortuna, anche ai tempi dell'eccellenza, di conoscere e giocare con veramente dei talenti. Quindi c'era, ho imparato, c'era lo stesso Machetti, Campisi, Peppe Campisi, lo stesso Mandorlini in porta. Mandorlini c'era sempre. Mando c'era sempre. E ho avuto la fortuna di imparare tanto, e Pierre rientra in questa categoria. È il vecchio che sa quando e se intervenire, e sa le parole che deve usare con i giovani, perché per ognuno poi bisogna trovare la chiave, come si dice, la chiave giusta. Cioè, quella ha bisogno magari della partaccia, quella ha bisogno della carezza, quello che bisogna semplicemente incitarlo. E quella è la psicologia molto importante. Rubo un attimo, adesso ti rubo ancora un altro secondo con Simone, ma perché avevi smesso di giocare? E perché eri iniziato? Qualcuno aveva detto. No, purtroppo l'età particolare dopo i 20 anni è l'età delle scelte, quindi ho messo davanti lo studio, il lavoro, e arrivavo la domenica a giocare che non ero me, ero stanco fisicamente, quindi giocare in quelle condizioni mi rendeva nervoso, anzi contento. Ora che ho sistemato qualche situazione, avevo la voglia matta di ricominciare, e ho ricominciato appunto in un ambiente che mi aveva dato tanto sotto tutti i punti di vista, e diciamo, la cosa che mi ha gratificato di più sicuramente è il gruppo. Ho ritrovato un grande gruppo in primis, e poi è venuto tutto da sé. Che bella storia, però è davvero bella. Alessia, prego. Io vorrei parlare con Riccardo e ti vorrei chiedere: bel gioco o risultati?
Si va un po' sul romanticismo. E mi piace sempre. Bel gioco, senso, per me insomma il bel gioco, tanto come Giovanni sa, insomma il bel gioco è fare legna, come si dice, la vecchia maniera. Però insomma no dai, con questo gruppo che abbiamo anche il bel gioco si vede. E poi il risultato comunque nel calcio è quello che conta. Sì, purtroppo. Anche 1-0, rigore, fa sempre, sono 3 punti insomma, meglio quelli che fare il bel gioco e poi insomma arrivare in fondo e i punti guarda mancano. Giriamola anche a Giovanni la domanda, vuoi sentire anche sì, un altro parere? Sono d'accordo con Riccardo, io credo sempre a 3 punti finali, quindi sinceramente il bel gioco se viene meglio, ma quello che conta è il risultato finale, la vittoria è quella che gratifica e qui sempre, anche qualche... sempre di più. Qualche foto intanto, vediamo Mandorlini, anzi se, chissà se riescono ad arrivare dopo questo incidente, un bel gioco che però spesso no, in un campo del genere come questo di Staggia può essere un valore aggiunto, no? Certo, se sfruttato sicuramente bene. Il campo che abbiamo noi aiuta tantissimo perché ha delle dimensioni veramente da campionato professionistico e noi cerchiamo sempre di sfruttarlo al meglio. Non tutte le domeniche ci riesce ovviamente, però ci proviamo, sinceramente ci proviamo. Belli questi profili, certo. queste zoomate, insomma Milat si vede anche abbastanza prestante fisicamente, direi. Alessia, prego, hai altre domande? Sì, chi per ti vuoi Simone, ora, ancora bisogna guardare la classifica, ma la squadra ti ha più impressionato per ora? Lo dicevo tempo fa a Giovanni, ce ne sono tante che mi piacciono da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo. E sicuramente 3-4 esprimono un bel calcio, sono il Belmonte, i Radicondoli, ma lo stesso Castellina Scalo comunque ha delle personalità diciamo, importanti. Sono partiti in diversi nel Castellina. Però appunto ora bisogna vedere un po' l'andamento del mercato, bisogna vedere un po' di rivoluzione. San Miniato mi ha impressionato in positivo. Anche infatti sono curioso di rigiocarci il ritorno poi nel nostro campo, perché campo piccolino lì ci aveva messo molto in difficoltà. Esatto, perché mi hanno detto, infatti, ho parlato con qualcuno della vostra partita, mi ha detto e vi hanno messo un po' sotto, è vero? Non lo so. La partita abbiamo avuto più fortuna perché loro hanno una grande squadra, sia in difesa, esperienza e poi davanti. Eh sì, c'erano 10. Hanno scelta in panchina, c'è gente che potrebbe giocare benissimo in altre squadre titolari. E però lì abbiamo avuto fortuna, è stata forse la partita dove abbiamo sofferto più. E allora me l'hanno detto, via. 0-0 alla fine. 0-0 rosicato, insomma. Però insomma, alla fine. Punto importante, sì, sì. La domanda di Alessia, Gianmarco, anche secondo te qual è la squadra più pericolosa? Perché hanno parlato sempre benissimo di questo Belmonte, una corazzata armata, però ho visto ora qualche battuta d'arresto, secondo te? Allora, come ha detto Simone, sì, concordo su... Forse non ha ricordato la Casolese, secondo me... Che ha ingaggiato anche Pinna, ora, quindi, insomma... Sì, ora ho visto, hanno preso un po' di giocatori importanti. No, la Casolese, secondo me, cioè la classifica non parla chiaro per la squadra che sono. Comunque, dai, vediamo il ritorno come la sua a Casole, come si mette. Però, indubbiamente, sì. Chi vi manca ancora da affrontare? No, a me manca la Sambuca e la Floria. La Floria. Gafir, un'altra squadra di Firenze, sì. Anche loro, queste fiorentine, sono la new entry del campionato. Sì. Anche lì sintetico, è un campionato, Giovanni se ne sei accorto, dove ci sono tanti sintetici, un record, penso, mondiale di campi sintetici, almeno per le senesi, no? Che non siamo abituati a partire. Infatti devo dire che abbiamo trovato anche qualche difficoltà sui terreni sintetici. Sì. Voi un po' anche per il campo che abbiamo noi, siamo abituati comunque a un campo in erba e grande. Quando ci troviamo ad andare nei tamburelli sintetici, diciamo, entriamo un po' in difficoltà, però cerchiamo di giocarcela alla nostra maniera, ecco. E quali sono i vostri punti di forza? Ora senza svelarli un po', però... Allora, sicuramente... Se non si svela niente. Diciamo... Cerco di non svelare. Sicuramente quello che viene più all'occhio sembra la difesa, anzi è la difesa, sicuramente, perché 5 gol in 13 partite penso sia un grosso risultato. E poi abbiamo delle personalità all'interno della squadra, individualmente sto parlando, molto,
molto carismatiche. Anche per il reparto, no? Sì, per il reparto, esatto. Cioè abbiamo, le abbiamo smistati bene tutti i giocatori per tutti i reparti. E devo dire che gente d'esperienza nel mezzo al campo, dietro la difesa, in porta e davanti fanno una squadra, insomma, alla competitiva. Fine, sì. Riccardo, in sede di calcio mercato all'inizio dell'anno una squadra è stata completata proprio in qualche giorno, 4-5 colpi al giorno, insomma. E come mai hai scelto, poi magari giriamo, Simone l'ha già risposto magari. No, la scelta, infatti anch'io credo di essere stato uno degli ultimi acquisti, non lo so. Sì, sì. Però scelta perché, portato anche da Simone su questo, sulla retta via, insomma. E poi è arrivato prima lui, insomma. Sì, sì, è arrivato prima lui. Ha fatto un po' da spartiacque. E poi niente, perché il progetto sembrava tranquillo. Società già la conoscevo e poi, come ti dicevo prima, l'ambiente fa la differenza perché... Lì sempre a disposizione la lavanderia, a disposizione sempre un custode, massaggiatore che ci aiuta tantissimo, Gigi Donzellini che non so se te l'hai conosciuto, insomma è una leggenda del calcio senese, sì, quindi certo. Senso anche quella è una scelta, per un vecchietto come me avere un massaggiatore a disposizione insomma, è come stato. Essere alla spa, è vero. Sì, sì, infatti. È vero. Alessia, hai ancora... Volevo girare la domanda anche a Gianmarco. Sì? Sì, se me la puoi ripetere per favore, perché... Qual era Alessia? Me le puoi girare? L'hai fatta anche la domanda. Lui era uno dei confermati, insomma, no, ci ha portato tutti... Già. Te perché hai scelto allora di rimanere? No, per l'ambiente, per l'ambiente indubbiamente, io sono 5 anni sono lì per un motivo indubbiamente, perché... L'ambiente è unico e tutto lo staff, il campo in sé, è tutto, cioè, per questi motivi principali, proprio il presidentissimo Asprini e sì. Tutte queste cose. Qualche aneddoto di che sei da 5 anni il presidentissimo? Ora spero non veda la puntata, però non azzecca un cognome da non so quanti anni. È vero, no. Soprannomi, dai, io... Borgheresi fa confusione in Bernardeschi, per esempio. Bernardeschi? Sì, un po' di... Non è che c'entra tanto, sì, no, infatti, un po' di... Però insomma è un presidente di quelli, diciamo, storici, sì. Ovviamente, che ha dato veramente tutto al calcio e che pretende anche, no, certo, molto, no, dai giocatori. No. Io so che tu non è... Sul fatto della serietà, ora finché si scherza, cioè, giusto qualche scherzo, però sul fatto della serietà io penso sia... Uno dei meglio in questo, sì. Questo, anche perché ci offre la possibilità di giocare al giorno d'oggi, non è così scontata. Non è più scontata. Eh sì, questa quindi... è una grandissima verità. No, Simone, te che conoscevi anche te da prima, è un presidente, visto, ne dire tanti, ci sono presidenti bravi che si occupano, insomma, con grande passione di tirare avanti la società, che non è mai facile. Però Casperini è un presidente anche che vuole indietro qualcosa, no? È un po' severo o sbaglio, almeno per quanto ne so io. Allora, secondo me è un presidente che si ama o si odia, perché appunto so che con qualcuno ha avuto un rapporto un po' più particolare, però ad esempio io mi ci sono trovato veramente molto bene, perché è sempre stato lì con noi all'interno del gruppo e anche all'interno dello spogliatoio, comunque è sempre presente e ovviamente quando deve ci brontola, però ci fa anche complimenti quando ce lo meritiamo, quindi è veramente un presidente attento alle situazioni, quindi a me piace molto. Ce lo racconti, Riccardo, che aneddoto burrascoso? Quest'anno andava sempre bene. No, quindi... andava sempre bene, un aneddoto... che nel senso che lui vuole la serietà nei confronti degli arbitri maniacale, sì. Nel senso, se vede che attacchi l'arbitro, che fai una protesta in più, viene spogliatoio e ti riprende, perché per lui quello è fondamentale. Ma e poi sotto il punto di vista è una bella cosa, comunque, insomma. E poi non pretende le bestemmie in campo, quindi a volte quelle non le pretende, insomma, multe intercalare un po' multe siamo organizzati bene, però la cassa è ricca, è ricca. Quindi insomma questi giovani devono spendere, insomma.
E ma niente, fate qualche torello. Torelli, multe per ritardo, insomma. Ma senti, tutto. Lei siamo i tecnici, al torello. Vero, non sai cos'è il torello? Certo, che l'hai sentito di se un... No, lo so. No, dai, su. Non so cos'è. Non so cos'è. Lo sai? Sì. Vabbè, ci fidiamo di Alessia, poi tutto, ci fidiamo alla grande. Multe, insomma, come siete organizzati però? Come... Multe c'è un regolamento. Ah, ecco. C'è proprio l'ingresso quindi... dello spogliatoio. Sia il regolamento della società, mm-hmm. che prevede, insomma, tutte Casprini, insomma, molto, sì. anche su quello è molto attento, e poi c'è il regolamento nostro interno deciso tutti insieme. Ora Bartali poi, se arriverà in tempo, ci spiega dove sono andati e niente, insomma, un regolamento anche lì per dar l'esempio a questi giovani, perché almeno loro poi possono passare queste notizie. Dov'è, insomma, dov'è che si guadagna di più? Nei torelli, come diceva Alessia? Nei ritardi. Nei ritardi è la cosa che si guadagna di più. Chi è il più ritardatario, Giovanni? Te? No. Io arrivo, diciamo, al limite, ecco. Sì, sempre al limite. Muzzi. Ah, sì, eh? New Entry, anche lui? New Entry, è un veterano anche lui, sì. È di queste categorie, però insomma... Arriva in ritardo. Arriva anche lui preciso. Ma sì, allora, sì. Questo presidente che vuole questo rapporto buono con il direttore di gara, un messaggio davvero buono, forse Simona ti ha condizionato in questo evento in cui ne abbiamo parlato, no? In questo aneddoto calcistico che ti ha coinvolto, ne abbiamo parlato una volta appunto in trasmissione via telefono, cosa successe in quella partita? Con chi eravate? Era la prima partita di campionato, quindi subito, la prima, l'influenza del presidente non c'era in questo senso. Ah, ecco. Però giocavamo a Montaione, e il risultato, diciamo, negativo, perché stavamo perdendo 1-0. Su un cross in area del Montaione vado a prenderla con la mano, perché arrivai corto con la testa, e l'arbitro, sbagliando, assegnò rigore a noi. Quindi lì, appunto, dopo le proteste dei locali, andai a dire all'arbitro, appunto, il fallo non c'era mai stato, e quindi tolse il rigore, e poi mi fecero i complimenti sia ovviamente i giocatori del Montaione e poi anche il presidente dopo, quando arrivò negli spogliatoi. E come ti ho già detto, appunto, in trasmissione, è stato, a parte il bel gesto, comunque un insegnamento, diciamo, molto gradito anche al presidentissimo e anche ai miei compagni dopo la vittoria. Vinceste 2-1 voi? 3-1. Per sua fortuna. Per mia fortuna. Sì, perché davvero è un gesto che non si sente raramente, no? A volte può capitare. E lì per lì, cos'è che ti ha fatto scattare di questa botta di onestà incredibile? Non lo so. Diciamo, lì è 100% istinto. Lì vai e ti senti... Poi ecco, era anche la prima giornata di campionato, quindi volevamo partire bene, non solo con un risultato positivo, ma proprio per far vedere che c'è uno stile stagia, se così si può dire, che appunto ci dovrebbe fare onore a noi, sì. E a quelli che ci seguono. Riccardo, quando voi in campo, invece, quando ti accorgeste... Noi in campo, cioè, per fortuna sua, no, scherzo, no, siamo fieri, era anche il capitano in campo, poi lui ha anche un ruolo di allenatore, quindi dei bambini ha dato un grande esempio... Che anche i bambini, insomma, devono essere fieri dell'allenatore che hanno. Però, insomma, in quel momento tutti a dirgli: oh, ma che combinato? No, perché capisco che magari a fine partita, anche se aveste perso 3-0, magari avreste capito il senso. Però lì per lì lo sai, il campo si lasciava poco. Te che vedi il campo, insomma, te che vivi il campo, l'ossigeno è... Lì, quindi, insomma... È stato un po' richiamato, poi per fortuna il risultato l'ha aiutato. Insomma, c'è stato, ma che cosa penso ci siano stati tanti, però, insomma... Bello davvero. E poi sei stato anche premiato, come si è detto, in questa manifestazione. Ma anche bello che vengano, non dico premiati, ma gratificati e mostrati, no, questi gesti. Forse è quello più il simbolo. Sì, c'è stato poi a seguire questo premio tramite l'associazione Panathlon qua di Siena, e il premio Fair Play per l'anno 2018. Ecco, loro l'anno scorso non erano riusciti a darlo proprio perché non c'erano stati episodi simili, quindi quest'anno, con grande gioia, anche se vogliamo, me l'hanno assegnato all'Hotel Garden qua a Siena, e proprio per far pubblicità comunque positiva a questi gesti di fair play che, come ho detto altre volte, dovrebbero esserci più spesso, specialmente in queste categorie. Ecco.
È davvero una cosa bella, guarda, un racconto bello, questo fa piacere anche raccontarlo, mi accadono più spesso, vediamo, almeno poi le premiazioni si fanno tutti gli anni. E, Alessia, prima di andare in pubblicità e andare a scoprire se sono riusciti a arrivare i nostri altri ospiti, hai qualche altra domanda? Sì, l'ultima, sempre a Giovanni, ti vorrei chiedere, invece il giocatore ti ha più impressionato? Sicuramente a primo impatto Milat, perché... Io anche essendo giovane non avevo mai visto un giocatore con quelle qualità tecniche e fisiche allo stesso tempo. C'è da dire che comunque tutti i giocatori della Rosa sono validissimi, ecco. Veterani ci stanno dando una grande mano, anche Simo, Ricca, sono tutti giocatori che hanno vissuto queste categorie e che sanno come, sia come si fa a vincere, sia come, a fare, come tirare il gruppo, ecco, come tirare noi giovani. Però se devo proprio scegliere un giocatore che mi ha colpito, dico Milat, sicuramente. È un giocatore importante, tra l'altro Gianmarco, anche un paio di, non dico proprio scommesse, tra virgolette, però un rilanciato Fischedda, un rilanciato Nistico, che stanno facendo comunque grandi cose. Infatti, anche quella sì, è stata... Non dico una scommessa, cioè la dico mezza scommessa proprio, perché non dico erano all'albore della carriera, ma forse quasi alla fine, invece dopo un infortunio Fischedda eccetera stanno dandovi una mano enorme, no? Certo, Livio e Nisti, soprattutto a noi giovani, ci insegnano tanto e anch'io forse con Livio avevo giocato contro l'anno scorso perché era a Castellina e pure con Nisti che era allo Sporting e l'ho visti veramente bene, cioè proprio nonostante l'età che comunque con i tempi odierni c'è... Sì, sì, insomma, non sono dei reti ovviamente, certo, però... Certo, no, al calcio no, sarebbe bellissimo non smettere mai, però comunque veramente anche delle qualità veramente buone, anche, hanno avuto un grande passato anche in carriera. Certo. E lo stanno dimostrando anche ora, certo, questo passato. E tra l'altro Simone è anche un ragazzo, ne parlano tutti bene, davvero questo Borgheresi davanti, capite? O Bernardeschi, uno chiama. Sì, dipende dalle domeniche. Ah, dipende dalle domeniche. Quando fa male se lo ricorda bene il nome. No, a parte tutto, Alberto sta facendo bene, veniva addirittura da uno stiramento, ieri è entrato 10 minuti, ha segnato subito e come ti dissi, bisogna che questi ragazzi si impegnino, ma soprattutto sappiano imparare con gli occhi dai più vecchi. Quindi anche una mezza parola, un mezzo movimento in più che vedono semplicemente da uno più, con più esperienza può sicuramente far loro comodo, ecco. Presa bene, un consiglio sicuramente giusto. Allora, un piccolo break, rimanete qui con noi ovviamente su Radio Sena TV per parlare dello Staggia Mondo Dilettanti. A tra poco! Di nuovo insieme, siamo ancora in studio a parlare dello Staggia, la puntata appunto prima delle feste natalizie, ma i nostri ospiti lo sapete, stiamo parlando dello Staggia, c'è stato un problema lungo la Siena Firenze, purtroppo questo è un problema che purtroppo accade spesso, quindi i nostri altri ospiti che erano il giocatore, una leggenda del calcio senese ovviamente come Mandorlini, Bartali che ora è qui al telefono con noi e il team manager Becucci purtroppo sono bloccati nella Siena Firenze in macchina, ma abbiamo cercato almeno di collegarci telefonicamente con Andrea Bartali. Mi senti? Andrea? Sì, buonasera Giovanni. Ciao Andrea, hai organizzato tutto te e purtroppo sei rimasto te bloccato nel traffico, mi dispiace. Però siamo qui, siamo in studio insomma con i tuoi compagni, stiamo parlando di questa grande annata, diciamo meglio trovarsi imbottigliati in un incidente, dai, che lo Staggia vada avanti così, no? Sì, assolutamente, è un'annata bellissima e... Siamo un gruppo fantastico, per ora veramente un bell'ambiente. Eh sì, un bell'ambiente davvero, un grande campionato e un grande gruppo, ne stavamo parlando qui. Forse è questa l'arma vincente almeno finora? Sì, assolutamente, il gruppo è il valore aggiunto fino ad ora e è quello che ci ha aiutato a fare la differenza tutte le volte ci siamo trovati in difficoltà. Un gruppo veramente compatto, unito, formato da ragazzi... veramente bravi, sia sotto il piano tecnico, ma soprattutto anche sul piano umano.
Senti, ma ti volevo chiedere anche, abbiamo parlato prima, Alessia ha chiesto ai nostri ospiti chi era il personaggio, chi fosse il personaggio della squadra. Te mi puoi confermare chi è il personaggio vero della squadra? Allora, un personaggio vero, a mio parere, Riccardo Testella, nello spogliatoio, è veramente un valore aggiunto, però diciamo che ce ne sono altri che gli tengono abbastanza testa. Eh sì, quello ci credo. Ma in macchina sei solo o sei con Mandorlini? Non ho capito se siete in macchine separate. Sono solo. Sei solo? Abbiamo organizzato per ritrovarci tutti insieme, ci siamo imbottigliati. Quindi vi siete addirittura in macchine separate in 9 km di coda, giusto? Esatto. Io Mandorlini e Brucci. Accidenti, che peccato davvero. Quindi dicevo con loro che l'importante sarà allora ritrovarsi a fine anno per parlare di qualcosa di davvero importante, quindi per rivedersi in studio. Poi magari ci organizziamo prima, partiamo la mattina. Me lo auguro. Ascolta Andrea, allora io ti ringrazio, mi dispiace davvero per questo inconveniente, però noi ci sentiamo, siamo in contatto telefonico, ci sentiamo domenica per l'aggiornamento del risultato. Certamente. Grazie a te Giovanni, buona serata. Ciao Andrea, grazie davvero Andrea Bartoli, mi dispiace davvero per lui, per Mandorlini, per il team manager Becucci, peccato perché avremmo parlato volentieri anche con lui, anche perché ragazzi volevo chiedere a Mandorlini che di campionati insomma ne ha fatti, è un livello davvero davvero notevole ed è un portiere che anche ora fa davvero la differenza, anche se anche l'altro portiere che avete è molto buono. È un grande portiere anche Lastrucci, sì, è un grande portiere. Infatti anche lui insomma umile come ragazzo, si è messo a disposizione della squadra perché sarebbe un numero uno in tante altre squadre. In tutte probabilmente. Però anche lui è uno di quei ragazzi che è intelligente, quindi da Mandorlini ha da imparare e poi Mandorlini insomma si mette a disposizione di tutto il gruppo. Ma si può sapere l'età o è... Io passo 30. La parola al capitano, insomma, 18 credo, insomma. È il maggiorenne. No, siamo sul 78, è se sul non sbaglio. Vabbè, insomma, le porta bene davvero, è davvero, davvero alla grande. Senti Alessia, prima di andare a vedere la classifica, hai una domanda, ho esaurito tutte le domande, se no andiamo a vedere la classifica. Andiamo a vedere la classifica. Ok, possiamo andare a vedere la classifica aggiornata, quando mancano due giornate, se non sbaglio, sì, la 13ª giornata, Nostalgia che vola a 31 punti, a più 3 sul San Miniato e 4 sul Belmonte, con Radicondoli che ha vinto domenica, quindi una zona diciamo di classifica ovviamente ottima, no Simone, perché primi in classifica, io non credo a inizio anno avreste pensato di essere qui a questo momento. No, assolutamente, anche perché come dicevamo la squadra è stata fatta nelle ultime due settimane, quindi le aspettative non erano sicuramente queste. Però ecco, i risultati sono arrivati fin da subito e magari ecco, sulle ali dell'entusiasmo abbiamo continuato così e vedersi lassù adesso ci dà solamente tanta fiducia, tanta autostima e ci fa veramente sognare a questo punto. Perché poi vedendo la zona playoff è più 12 punti addirittura, quindi è incredibile anche questo rollino di marcia, un 0 sconfitte, 5 gol subiti, ovviamente miglior difesa anche perché la Casolese è la seconda miglior difesa, che è una difesa davvero 9 gol, non male, quindi davvero una difesa super, e il primo posto che però Riccardo immagino... No, aiuta a galoppare ancora di più, a impegnarsi di più. Sì, no, aiuta tantissimo, però gente come me che ha fatto tanti campionati sa che il girone di ritorno, gli stimoli sono per le squadre che si devono salvare o fare punti per uscire da zone di play-out, quindi ora inizia veramente difficile e bisogna iniziare a vedere chi ha veramente gli attributi, perché nei campi dove la gente si deve salvare... È difficile. Guardando la classifica di quelle squadre che sono lì davanti, ruberesti un giocatore? Senza togliere ovviamente, si parla di fantacalcio, sì. Senza togliere ovviamente i vostri, ovviamente. Chi è il giocatore che ruberesti? Le squadre, magari anche il Senesi, magari forse il Belmonte lo tiriamo fuori, ma insomma adesso andare a Radicondo, l'esaminato, potreste rubare. Senti, ci sono tanti a fare un nome, però diciamo che...
ho visto anche bene anche lui, un veterano, anche Brandani sì. davanti, insomma, sempre una vecchia volpe, diciamo. Lui è sempre, insomma, un giocatore importante. Sì. Però noi, anche se con noi qualcosa, insomma, anche lui è stata dura la vita per lui, con Milat, come si diceva prima. Però l'ho visto veramente bene. Sì, l'intelligenza, queste categorie, fa davvero la sua parte, anche ieri a segno, grande, grande esperienza. Sì, sono davvero d'accordo. E il Simone, più che altro, voi due siete un po' gli più anziani, tra virgolette, dovete prendere il posto di Mandorlini, perché volevo chiedere a Mandorlini un nome dello stagio di tutti i tempi, come volete voi, insomma, scegliere un nome, l'avrei chiesto a lui, però ora, nella sua assenza nel traffico della Siena Firenze, che lo salutiamo e mi dispiace davvero, vi chiedo un nome, se vi siete riuniti prima in comunità. Ho fatto una piccola riunione, sì. Allora, scegliamo Lipe Pischedda, perché ha fatto non tanto la storia dello stagio, quanto appunto il calcio senese, però ha vinto comunque campionati anche lì appunto a Staggia e ha fatto tantissimi gol. Ora non voglio rivelare perché è in ballo una scommessa, quindi si sta zitti fino a fine anno, però sì, quest'anno dovrebbe raggiungere un obiettivo importante, per cui noi, ecco, diciamo Livio. Allora, Livio Pischedda, ovviamente un giocatore, ha detto bene, perché non ha fatto solo Staggia, ma anche Castellina Scalo, dove è stato tantissimi anni, gol davvero notevoli, anche se non sbaglio, anche Radda, ex Radda. E poi Gianmarco, mi dicevi, è stato già vinto un campionato anche lì a Staggia. Se non ricordo male, ora mi sembra in terza categoria, però diversi anni fa, io ero molto giovane. Quando era davvero un fulmine, mi ricordo. Sì, insomma. Già è ancora un fulmine. Ancora un fulmine, però mancino incredibile, insomma. Gran mancino, sì. Quest'anno, Gianmarco, se non sbaglio, un rigore fatto, uno sbagliato da Pischedda. Da Livio, sì. Proprio sbagliato, proprio contro la sua ex squadra, contro il Castellina. Ah, sì. Allora lì è stato il cuore che gli ha giocato un brutto scherzo. Qualche rigore sbagliato, se non sbaglio, perché anche Tognazzi ne ha sbagliato uno. Un altro Borgheresi. Accidenti, pensate. Due nella solita partita, quindi insomma. E siete primi, pensate, sono tre rigori sbagliati. Tre rigori sbagliati. Sì, in partita anche molto decisiva, no? Che contro il Cassoli, mi sembra, no? Sì. E abbiamo pareggiato 1-1 e il rigore era proprio allo scadere sull'1-1, quindi incredibile. Ieri invece un rigore, domenica, insomma, un rigore ha aiutato un po' il San Miniato, peccato per Foresta, che ha sbagliato un penalty al 90esimo, insomma, contro il Cambiano United. Intanto, mentre la nostra Alessia ha scritto il nome di Pischedda, è davvero, secondo me, una scelta davvero, davvero bella da fare. Eccoli qui i nomi della nostra Sport Siena Wall of Fame, dopo Baiocchi, se non sbaglio, è stato l'ultimo, insomma, un giocatore che ha giocato la terza categoria della Serie A, dopo Pischedda siamo contenti, ovviamente vada a far parte di questo muro. Livio Pischedda è un giocatore che davvero ha fatto la storia del calcio senese, ma anche con le buone maniere, perché è davvero una grande persona, quindi siamo davvero contenti, con complimenti davvero per Livio Pischedda. Gianmarco, hai vissuto dopo la Sport Siena Wall of Fame, ti voglio chiedere, prima di andare a parlare le ultime domande, vissuto tanti anni, come si è detto, nello Staggia. Qual è il momento più brutto e più bello di questi 5 anni? Sicuramente il più brutto è la retrocessione dalla prima categoria alla seconda, con Mister Fabbri in panchina. Anche se fu un anno molto particolare, perché la squadra era giovanissima e meno male ci si poteva aspettare. Comunque, diciamo, retrocessione decisa nelle ultime giornate. Infatti, se non sbaglio, da terzultimi, cioè siamo andati giù direttamente le ultime tre per la forbice. Sì. Quindi sì, non fu bellissima la cosa. E il momento più bello, la finale, spero, ora non voglio gufare, però quest'anno siamo sulla buona strada, ma non voglio dire non nulla. Diciamo niente, anche perché qui meno male c'è la scrivania. No, ritornando al momento Alessia, più bello. Che non ci fa caso, Il momento più bello mio personale sicuramente con Biliotti, Luca, saluto anche. Due anni fa, finale play-out, dove vincemmo a San Casciano al 120esimo, tra l'altro feci anche gol non al 120esimo prima, però sì. Mi ricordo una punizione, o sbaglio? Di Gregorio, e saluto. Ah, di Gregorio, è vero. Alla Bonfiglio, girava il video di Bonfiglio.
Sì, sì. Mi ricordo che Gregorio Candice è stato con me a Pianella, abbiamo vinto il campionato, quindi un ragazzo davvero speciale. E mi ricordo questo video, mi ha aggiunto davvero una grande punizione, 120esimo, e vuol dire le emozioni. No, calcio. Davvero, sì, sì. Anche se si tratta sempre di piccole categorie, perché la seconda comunque non è classificata come una grande categoria, però ti regala delle gioie comunque, perché un gol così al 120esimo, una partita così importante, perché anche a San Casciano c'erano tantissime persone, ricordo, quindi fu davvero un momento bellissimo. Sì, con Mister Bidiotti, che salutiamo, purtroppo quest'anno non ha trovato la scarpa giusta, diciamo, quindi vediamo se in questi mesi, senza gufare, tra virgolette, qualche allenatore, però ovviamente si libera un posto importante. E ti volevo chiedere, Giovanni, cosa potete migliorare? L'abbiamo detto, ma un difetto, ce l'avete un difetto? Un difetto forse credere più in noi stessi, magari, da un punto di vista individuale, ognuno deve credere più in se stesso e per riuscire poi insieme a dare ancora di più. Probabilmente forse è l'unica cosa, un po' di autostima in ognuno di noi, ancora di più, ancora di più, però, perché non basta mai. Sì, quella non basta mai. Quello è vero, non basta mai, assolutamente. E per quanto riguarda il tema Fioretti, Riccardo, in caso di vincere il campionato, un fioretto da fare, se possiamo promettere, almeno lì. No, per scaramanzia non esistono fioretti, per scaramanzia niente, perché ancora è lungo il campionato, quindi insomma, se no il mister ci lincia tutti. Sì, un mister, tra l'altro abbiamo detto, insomma, è bravo, eccetera, scinde bene la questione giocatore-allenatore, perché anche lui è... Sì, no, è un mix, è un buon mix, diciamo che ce l'ha, anche lui, anche se è giovane, ha fatto dei campionati a livello, insomma, nazionale, anche col Poggi Bonzi, poi insomma anche Gambassi era una realtà, insomma, diversa. È davvero importante. Sì. Però si è calato, insomma, nella realtà stagia, anche lui ci crede, e per ora, insomma, riesce sia con noi vecchi che con i giovani a trovare la parola giusta. Poi insomma lui il campo l'ha vissuto per tanto tempo e fino a poco tempo fa, quindi insomma... Bene così. E te, Simone, invece da allenatore, ti butterai mai a allenare in categoria? Allora, a me personalmente piace allenare i bambini, quando si parte con la tecnica di base, tutte le cose appunto che danno appunto le basi a questo sport. In categoria non so se me la sentirei, perché ci sono tante realtà, tante questioni e bisogna essere bravi più a livello mentale alla fine che a livello tecnico-tattico. Forse sì. Quindi non lo so, per ora è un'avventura che ho iniziato da qualche anno e mi piace e farò questi ultimi anni da calciatore e poi vediamo, dai. Quindi non farai mai come Brandani, allenatore giocatore, quando... No, la figura quella non mi piace, non mi si confà. Sì, bisogna essere molto bravi in quello, Giovanni Brandani in quello è veramente bravo. Allora siamo in chiusura, ovviamente salutando gli assenti Bartali, Mandolini, Becucci, che salutiamo, ovviamente il team manager, peccato di non averli qui in studio, vi ringraziamo, ovviamente un saluto complessivo, ora facciamo anche una bella foto ovviamente come sempre di rito, e Alessia, l'annuario del calcio, ecco, facciamolo vedere allora se riusciamo. Giuliano Cinci ce l'ha portato la scorsa settimana, ci siamo dimenticati di farlo vedere, ora Alessia insieme al tuo bel primo piano ovviamente vediamo l'annuario del calcio, giunto alla 23esima edizione di Giuliano Cinci, che davvero ogni anno con grande passione ci fa ricordare e avere un momento di calcio vero che poi rimarrà negli anni, perché è un libro che poi conserveremo, almeno io li conservo tutti nella libreria, insomma, di ognuno di noi, quindi davvero un grazie a Giuliano Cinci. Qui allora chiudiamo la puntata di Mondo Dilettanti, è l'anno 2018 di Mondo Dilettanti, ci troveremo nel 2019 con una nuova puntata, ovviamente sempre su Radio Siena TV, ogni mercoledì 22:45, e magari il prossimo anno, ragazzi, non diciamo niente, magari ci troviamo aprile-maggio, non si sa mai, quindi stiamo zitti. Un ringraziamento a tutti i ragazzi, allo stagio ovviamente, e l'appuntamento, vi salutiamo, io e Alessia, ci vediamo anno nuovo, buone vacanze anche a te Alessia. Altrettanto. E allora ci vediamo anno nuovo, come sempre, Radio Siena TV e Mondo Dilettanti, buonasera.